Alle giornate professionali di Sorrento è un piacere incontrare di nuovo Andrea Occhipinti di Lucky Red. Ciao Andrea, buonasera. Piacere anche per me, ciao. Bentornato e un listino pazzesco. Forse l'avevo detto anche a Riccione, ma insomma Si è diciamo che arricchito ulteriormente si perché è ci sono arricchito dei film che non ulteriormente. c'erano. Posso dire che sono rimasto sorpreso dal binomio Nella tana del lupo e Logan Lucky che apre forse degli scenari action di Lucky Red che non ci si aspettava in questa maniera. Che tipologie di film sono? Mi interessano molto, i trailer sono molto accattivanti. Ma Logan Lucky è il film di Soderbergh ed è, come dire, nella sua tradizione migliore, cioè quel tipo gli Ocean Eleven, per cui grande azione con ironia, con commedia. Un cast, Channing Tatum che ha lavorato moltissimo con lui ultimamente, ma grande Daniel Craig inedito. In una specie di bombarolo carcerato, ed è la storia di una rapina che avviene in questa corsa di automobili, e per cui il tono è un po' quello lì. L'altro film invece è un film che è fatto dagli autori di Attacco al Potere, perché è un film di grande budget, anche quello su una rapina, un tono completamente diverso, con Gerard Butler che è a capo di una squadra di poliziotti assolutamente scorretti, come i cattivi sono loro, come dicono nel film. Non è tanto una novità, nel senso che Lucky Red ormai da qualche anno, oltre a fare film di autore, fa film che spazia in direzioni molto diverse. Abbiamo fatto animazione, o abbiamo fatto anche spoof, come Ghost Movie o come Scary Movie, per cui andiamo in molte direzioni diverse, cioè cerchiamo di dare un'offerta che vada un po' a soddisfare tutti i tipi di pubblici, così come facciamo eventi su magari animazione giapponese o l'evento bellissimo che faremo su Maria Callas, che è un ritratto della Callas fatto con materiale inedito, ma lei che parla in prima persona, lei che si racconta, insomma, un po' vita privata, un po' la sua storia di quel grande talento Che è stato, che è certo. stata. Mi interessava parlare però di due film che sono più imminenti e sono il primo è un film tra virgolette de sé, però lo sappiamo che è bellissimo, è la Venezia, è l'insulto. E il secondo film invece è il film di Ridley Scott che è stato per l'Italia posticipato di qualche giorno al 4 di gennaio. Ecco, se mi volevi parlare un pochettino di queste due Ma uscite. l'insulto l'ho visto a Venezia, mi ha colpito moltissimo, come ha colpito tutti quelli che l'hanno visto, perché è scritto e diretto benissimo la storia di un futile incidente che provoca appunto un insulto fra questi due personaggi, ambientato a Beirut, e da lì comincia a catena un processo che monta, una rivalità che piano piano crea delle fazioni, quasi diventa una guerra civile. C'è tutta una parte anche nel tribunale che è costruito benissimo. Il regista, tra l'altro, è anche stato assistente di Tarantino, per cui insomma ha una sapienza e una capacità di ritmare anche questa parte, diciamo, processuale in maniera quasi all'americana in qualche modo. Raccontavo che il film, come sai, ha vinto a Venezia il premio come miglior attore. Il Libano l'ha candidato ai premi Oscar per concorrere come miglior film straniero, e lui, ritornando da Venezia, è stato arrestato perché 4 anni fa aveva girato un film in Israele, dunque aveva collaborato con il nemico. E questo rende un po' l'idea di quanto è assurdo quel paese, cioè il film rende su una vicenda privata l'assurdità e la complicazione degli attori, come dire, anche del tipo di popolazioni che sono lì in quella realtà complicata che è il Medio Oriente, in particolare il Libano. Certo, ricordiamo anche che uno dei due protagonisti è palestinese e l'altro è libanese ma E cristiano, quindi la l'altro, appunto, complessità è veramente esatto, dove lì appunto ognuno va a esattamente. rivangare, come dire, le offese, i soprusi, i vissuti, le offese fatte al Negli suo ultimi popolo, 50 alla sua anni. identità, eccetera, eccetera. Molto bello, molto affascinante. L'altro è un film, grande film di Ridley Scott, su Ricordiamo il Tutti titolo italiano? i soldi del mondo. Esattamente. Fa riferimento al miliardario Paul Getty, che era un petroliere, che negli anni 70 era l'uomo più ricco del mondo e aveva appunto tutti i soldi del mondo, e suo nipote, che viveva a Roma, fu rapito dall''Ndrangheta e
e gli chiesero un riscatto e lui decise di non pagare. Era conosciuto per la sua avarizia. Un aneddoto: pare che nella sua castello pazzesco che aveva a Londra aveva una cabina telefonica per far fare le telefonate interurbane ai suoi ospiti in caso volessero farla, per cui dovevano portarsi i gettoni. E lui accettò di pagare solo quando l'andrangheta che l'aveva rapito e portato in Calabria gli tagliò l'orecchio al nipote e lo mandò in una busta al Messaggero. Film spettacolare, gli interpreti sono Michelle Williams, Mark Wahlberg e Paul Getty era interpretato da Kevin Spacey. Tutti sappiamo che Kevin Spacey è stato travolto da questi scandali delle molestie sessuali e Ridley Scott e la produzione hanno deciso all'ultimo momento di sostituirlo con Christopher Plummer. E in America continua a uscire a Natale, il loro film di Natale, noi abbiamo dovuto spostare di qualche giorno perché usciamo il 4 di gennaio per doppiare il film, insomma, voglio dire, è un caso unico. Noi in sala abbiamo il trailer con Kevin Spacey e dalla settimana prossima sostituiremo quel trailer con un nuovo, con Christopher Plummer. Sì. Veramente un caso unico. Sì. Ringrazio moltissimo Andrea Occhipinti e come al solito in bocca al lupo alla Chiarella. Grazie. Ciao. Grazie.